La sua storia l'aveva già raccontata al Papa nel 2017 durante l'udienza generale del 3 maggio. Oggi Nadia Murad, premio Nobel per la pace 2018, ha rivisto Francesco nel Palazzo Apostolico per un'udienza privata. Because I don't speak fluently English, I need a translator. L'impaccio di una lingua estranea ad entrambi e poi la possibilità di ritrovarsi nuovamente, con più consapevolezza e maggiore forza, se possibile, a parlare del destino di migliaia di donne e bambini nel mondo, vittime come Nadia della tratta. Perché la storia dell'ex schiava dell'ISIS, rapita a Kocho, nel nord dell'Iraq nel 2014, e costretta a subire per mesi gli abusi dei combattenti dello Stato Islamico, è ormai nota al mondo intero. Il suo volto è diventato il simbolo di tutte le donne ferite e violate. Ma la lotta per i diritti e la dignità di ogni essere umano continua. Oggi Nadia, dopo il riconoscimento ricevuto ad Oslo, ha intensificato il suo attivismo sulla scena internazionale. Viaggia il pianeta raccontando la sua esperienza, l'uccisione dei suoi 6 fratelli e della madre, il rapimento subito insieme alle sorelle, la vendita come schiava e poi la fuga rocambolesca che l'ha sottratta alla follia e forse alla morte. Ma è anche diventata la voce del popolo yazida, etnia che ha subito insieme ai cristiani in Iraq una vera e propria persecuzione. Uomini e donne per cui più di una volta Papa Francesco ha interpellato con forza la comunità internazionale chiedendo attenzione e tutele. Un comune impegno che con l'incontro di questa mattina viene rafforzato.